tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Evaso dai domiciliari, i carabinieri lo arrestano a Mondolfo. Ad Arcevia, 13 rifugiati sono impegnati in un importante sito archeologico. Quindicesima edizione del Festival del Brodetto delle Zuppe di Pesce, stasera il taglio del nastro. Raccolto per il grano duro, l'estate 2017 è l'annata migliore degli ultimi 20 anni. Il meteo, come sarà questa parte di fine estate, lo abbiamo chiesto al meteorologo. Torna Aria, l'evento dedicato alla casa a 360 gradi, presentato questa mattina, il ricco calendario di appuntamenti. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a Occhio alla Notizia. Come avete sentito nei titoli c'è la cronaca in primo piano, in particolare carabinieri in azione sono quelli della stazione di Mondolfo che hanno arrestato un 38enne del posto evaso da una comunità di recupero dove stava scontando gli arresti domiciliari per una condanna in materia di sostanze stupefacenti e furti in abitazione. L'uomo, detenuto presso un centro di Sasso Corvaro, martedì scorso aveva avuto un diverbio con un compagno venendo anche alle mani. Questo episodio lo ha spinto a darsi alla macchia trascorrendo la notte sotto i ponti ed in rifugi di fortuna. La mattina con il primo autobus utile però è rientrato a Mondolfo dove vivono i suoi genitori, ma i carabinieri lo stavano aspettando e lo hanno arrestato in flagranza di reato per evasione. Oggi si è celebrato il processo con rito direttissimo ed il giudice lo ha condannato a 5 mesi e 20 giorni di reclusione e sottoposto agli arresti domiciliari nella comunità di recupero per tossicodipendenti di Sasso Corvaro. Ed ora parliamo del tempo, della siccità, perché non sono stati soltanto i vigneti a soffrire in questi giorni, in questi mesi, ma anche i cereali e il loro raccolto ha subito delle variazioni. Sentiamo che annata è questa qui del 2017. Dopo la trebbiatura, produttori e consorzi tirano le somme e anche se le previsioni non erano delle migliori, il 2017 sembra essere un'annata d'oro per il grano duro in generale su tutto il territorio nazionale. Dal Foggiano fino alla pianura padana, la qualità del prodotto sembra essere la migliore degli ultimi 20 anni. Ricco di proteine e ottimale per la produzione di pasta di alta qualità. A livello regionale le stime parlano di una produzione di grano duro di 5 milioni di quintali e la nostra regione produce il 12% del grano duro nazionale. Ma nel nostro territorio qual è stato l'andamento di questa annata? Lo abbiamo chiesto ad una cooperativa della nostra zona. Il raccolto del grano, orzo e insomma grano tenero, grano duro ed orzo, cioè la campagna del grano, è stata un'annata molto molto favorevole sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, cosa che non è sempre facile ottenere perché a volte magari abbiamo la qualità, abbiamo le proteine, però non abbiamo i quintali, mentre invece quest'anno abbiamo avuto un po' di tutto. Adesso il nodo è il prezzo che fino adesso insomma è migliore rispetto allo scorso anno, però secondo noi dovrebbe migliorare perché il punto di pareggio l'agricoltore lo ottiene con 24-25 euro al quintale. Per guadagnare qualcosa bisogna che il grano l'agricoltore prenda almeno 30 euro al quintale. Questo è quello che noi speriamo, auspichiamo, insistiamo anche con l'industria perché capiscano che per fare grano di qualità è necessario spendere e l'agricoltore ha bisogno di recuperare quello che spende e guadagnare qualcosa, altrimenti il bilancio non torna, insomma. Ecco. Il tempo avete visto come ha inciso sulla campagna, sull'agricoltura e continuerà ancora a farlo, ma per capire che tempo ci aspetta in quest'ultima parte d'estate lo chiediamo all'esperto, a Cangiotti. Buonasera Cangiotti. Sì, buonasera.
Allora, questa coda d'estate, che tempo ci riserva? Ecco, questa coda d'estate vedrà appunto un graduale decadimento della stagione estiva verso condizioni via via più autunnali. Infatti, proprio nel corso del fine settimana, in particolare nella giornata di domenica e agli inizi della prossima, quindi lunedì, avremo il transito di una saccatura depressionaria che porterà con sé delle piogge e anche un nuovo graduale calo delle temperature. Quindi diciamo, approfittiamo della giornata di sabato, che ancora vedrà condizioni di bel tempo con temperature estive, poi via via da domenica e anche la prossima settimana vedranno condizioni più instabili, con temperature che man mano tenderanno a diminuire, portandoci appunto su valori più di stampo autunnale. Bene, quindi dovremmo tenere a portata di mano qualche indumento pesante, perché insomma le temperature ci possono cogliere di sorpresa. Diciamo che in questa stagione, soprattutto nel passaggio dall'estate all'autunno, sicuramente gli sbalzi termici, soprattutto tra il giorno e la notte, possono essere anche di diversi gradi, quindi ecco, consigliamo sicuramente un abbigliamento a strati, e nelle ore soprattutto del primo mattino saranno quelle poi le ore un pochino più fresche, dove le temperature soprattutto sulle zone interne potranno scendere anche attorno ai 10-12 gradi. Bene, grazie Cangiotti di geometeo.it, seguiremo puntualmente i suoi consigli e anche quello di tenere a portata di mano qualche capo pesante per non essere colti di sorpresa dalle temperature basse, soprattutto di prima mattina. Ed ora cambiamo argomento, vi parliamo di un evento che si appresta ad essere protagonista in una zona di Fano molto bella, quella del Pincio Torna Aria, l'evento che parla di casa, di sostenibilità e di green building. Sentiamo qual è il programma di quest'anno. Buongiorno. Allora, avete raddoppiato i numeri quest'anno, insomma, un impegno importante. Sì, un impegno importante, ma dovevamo comunque dare a questa manifestazione un peso maggiore. I numeri sono aumentati sicuramente, ma come dicevo prima in conferenza stampa, è aumentata molto anche la qualità degli interventi e abbiamo anche avuto collaborazioni importanti affinché questo potesse accadere. Gli eventi all'interno di Aria sono praticamente raddoppiati, abbiamo 45 tra conferenze, workshop, laboratori, abbiamo i corsi con i crediti formativi, di cui magari poi approfondiremo, e abbiamo anche tanti espositori in più rispetto all'anno scorso. Ecco, i crediti formativi per i professionisti sono un tasso di qualità elevato per un evento come questo. Sì, e siamo contenti che i corsi proposti per il rilascio di crediti formativi abbiano avuto un'altissima qualità, tanto che gli ordini professionali hanno riconosciuto un considerevole numero di crediti formativi. Invitiamo i progettisti ad andare sul sito e a iscriversi, troveranno tutte le indicazioni comunque sul sito www.aria.casa. L'amministrazione comunale ha sempre e da subito accolto questa opportunità che questi due organizzatori hanno messo in piedi per, oltre che valorizzare un bel biglietto da visita della città di Fano come il Pincio, anche per creare un evento nella città. Sì, è un evento importante, mi piace sottolineare, un nuovo evento che nasce nel corso di questa amministrazione, sono elementi di novità, grazie a due giovani intelligenti, competenti e innovativi. Un incontro tra giovani e competenze di questo tipo e un'amministrazione sensibile è nata questa idea, questo evento, quindi si va a valorizzare anche un luogo importante e l'amministrazione ha anche raccolto stimoli e spunti che sono arrivati da questi giovani, da questa iniziativa, facendo alcuni accorgimenti, ma pensando anche ad altre iniziative, ad altri interventi che possono ancora migliorare e riqualificare quell'area. Bene, ed ora andiamo ad Arcevia, più precisamente sul Monte Croce, dove 13 rifugiati di un centro d'accoglienza stanno lavorando in un importante sito archeologico. Ci dice tutto la nostra corrispondente Veronique Angeletti. Questa è una terza campagna di scavi. Okay. Qual è la mission di questa terza campagna?
Dunque, noi nelle campagne precedenti abbiamo già intercettato numerose abitazioni di questo villaggio dell'età del bronzo, che risale tra il 1200 e il 1000 a.C. Adesso la terza campagna è per avere un'idea di come era organizzato complessivamente questo villaggio, cioè quanto erano vicine le case, come erano strutturate, come erano organizzate all'interno dell'insediamento, cioè quanto spazio c'era fra una e l'altra, eccetera. Questo è importante perché ci dà l'idea di quanta anche popolazione ci fosse all'interno di questo villaggio, che è molto esteso, e quindi si tratta di un centro di una importanza notevole per quel periodo. Stiamo parlando appunto di oltre 3.000 anni fa. Ad aiutare l'indagine archeoscientifica in cima al Monte Croce Guardia di Arcevia, 13 rifugiati del centro di accoglienza Le Terrazze, centro che finanzia questa terza campagna di scavo fornendo vitto ed alloggio al team universitario. Il sito, unico in Italia, dovrebbe trasformarsi con l'aiuto di finanziamenti europei in un parco protostorico con la riproduzione a grandezza naturale di una delle case, se non dell'insediamento. L'integrazione così vincente che il centro d'accoglienza prevede l'anno prossimo di non più riservare l'opportunità solo ad un nucleo scelto di ragazzi, ma ai suoi 120 ospiti. E allora cambiamo argomento. In questi ultimi mesi 10 volontari di varie regioni d'Italia hanno avuto l'opportunità di trascorrere qualche settimana in Kenya, Tanzania e Zambia, dove l'Africa chiama. L'ONG fanese ha attivato fin dal 2001 numerosi interventi umanitari nelle zone periferiche più abbandonate a favore delle classi sociali più povere e vulnerabili. È appena tornata la fanese Orietta Subissati con le romane Ilaria e Carlotta da Iringa in Tanzania, e la sua gioia esplode come la grande voglia di testimoniare e di raccontare quello che ha vissuto e conosciuto. Le sue parole, dice: voglio ringraziare con tutto il cuore l'Africa Chiama per avermi dato la possibilità di vivere questa stupenda esperienza. Emozione alle stelle per tutto quello che l'Africa Chiama sta facendo lì per i bambini malnutriti e quelli con disabilità, e i 3.200 alunni delle scuole primarie statali che usufruiscono della mensa. Il cuore, il mio cuore in particolare, resta lì. Queste le sue parole proprio al suo rientro in Italia. E continuiamo a parlare di volontariato e di opere naturalmente buone, come quelle che fa l'Avis e i suoi donatori, perché il 26 luglio scorso, in occasione di Donor Day, giornata dedicata ai donatori musicisti, il centro trasfusionale di Fano non solo si è colorato come ogni giorno del vivo e caldo rosso, come ormai è segno distintivo di Avis, ma è stato animato dall'energia e dall'arte talentuosi artisti locali, prevalentemente fanesi, che hanno sì partecipato al nobile gesto della donazione, ma lo hanno fatto al ritmo della loro musica. Ora, se vi siete persi questo evento, domenica 10 settembre alle ore 21 nella Rocca Malatestiana va in scena Avis in Note, con gli stessi artisti che si esibiranno per sensibilizzare alla donazione il pubblico presente. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà all'interno delle sale della stessa bellissima e rinnovata Corte Malatestiana. Bene. E questa sera apre i battenti al Lido di Fano il Festival Internazionale del Brodetto delle Zuppe di Pesce. E lì per noi c'è Simona Zonghetti, l'operatore Fabio Turiani, che vedo già in compagnia dei suoi ospiti, per cui a te la linea, Simona. Sì, Lino, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ha preso via oggi pomeriggio la 15ª edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. Come vedete, sono insieme a Borgiani, che è il direttore regionale, e Fiorelli, invece presidente provinciale. Allora, Borgiani, una storia lunga 15 anni, una storia che parla di buon cibo e non solo, ma soprattutto un evento che cresce sempre di più. Sì, siamo arrivati alla 15ª edizione, una edizione che conferma tutto quello che è stato fatto nel passato, quindi si svolge sui binari della tradizione con innesti nuovi, una riproposizione importante che è quella del pallabrodetto,
abbiamo rafforzato il canale internazionale del festival, ospitiamo due delegazioni, una dalla Spagna e una dalla Serbia, abbiamo cuochi di grande qualità che faranno i loro cooking show e quindi come sempre sul piano della promozione, dell'accoglienza, della valorizzazione della città e della nostra provincia e della nostra regione, con l'ambizione di fare qualcosa che abbia anche una modesta, però ce l'abbia, valenza culturale. E anche quest'anno dunque, come dicevi, sono confermati questi cooking show, ci saranno anche talk show, convegni, lezioni di cucina, buona musica e tutto tra conferme e novità, Fiorello. Ce ne sono davvero tante. Io penso che la prima conferma sia questo profumo di brodetto che già arriva qui dentro. La grande conferma è il pubblico di Fano, la gente di Fano che già sta affollando i nostri stand, malgrado siamo alla prima sera, malgrado il tempo incerto che ci ha tenuto in sospeso un po' così, in fibrillazione fino all'ultimo. Queste sono le grandi riconferme. Dunque, i cooking show sono confermati nel palco centrale, però poi le degustazioni verranno effettuate sempre nel solito pala brodetto. Chi saranno gli ospiti di quest'anno? Sabato sera ci sarà proprio questo canale di questo scambio culturale anche col Cacciucco di Livorno, perciò è uno dei momenti più importanti anche questo, e ci sarà uno chef livornese che verrà a cucinare una sua interpretazione di brodetto come grande interprete del Cacciucco. Vabbè, questo sarà un altro momento importante. Domenica sera ci sarà uno chef Mainardi che credo che sia della prova del cuoco, io non lo vedo per lavoro, però so che è un personaggio molto conosciuto. E stasera invece chi darà il via ai cooking show? Stasera è diciamo uno dei momenti clou di questa 15ª edizione, è quello della presenza al cooking show di Giorgione, Orto e Cucina, che ormai in Italia tutti conosciamo, abbiamo fatto il possibile per portarlo al nostro festival e lui ha accettato con entusiasmo questa cosa. E noi in questo momento dovete sapere che è quasi al termine il cooking show di Giorgione, Giorgio Barchesi, ma noi prima che iniziasse lo abbiamo intervistato e quindi chiederei la regia di mandare in onda l'intervista che abbiamo realizzato. Allora Giorgione, innanzitutto benvenuto a Fano. Grazie tanto. Ti hanno descritto come un uomo fantastico che ama le cose belle e buone, ma soprattutto che preparerà un piatto che stupirà tutti. Speriamo che stupisca, nel senso che io farò un brodetto un po' alla come mi pare, come si dice. Ne facciamo un po' per tutti in una versione un po' più classica. Poi io ne farò uno in un cookie show e vediamo un po' che cosa succederà. Speriamo che sia secondo le aspettative. Posso chiederti intanto un anticipo, ovvero che tipo di pesce andrai a inserire? Guarda, proprio per evitare, perché il pesce si dovrebbe fare con la spina, come si dice, noi per evitare di trovarci in situazioni in cui la gente sta, usiamo dei filetti, quindi triglia, quindi scorfano, quindi gallinella e poi delle seppioline, dei moscardini, insomma tutto quello che serve per fare un buon brodetto. Qualche particolarità, possiamo sapere qualche segreto? Invece del pomodoro inteso come salsa, passato o quant'altro, io userò dei pomodorini freschi che aprirò e metterò a pancia in giù e farò uno strato sopra la cipolla in modo tale che il pesce che poi ci metterò sopra si cuocerà con i vapori di quello che c'è sotto. Però forse un pochino più delicato, ma speriamo buono. E poi nello speciale televisivo che realizzeremo questa sera potrete vedere tutti i dettagli. Qua davanti a noi intanto hanno preparato un altro, pare buonissimo, brodetto classico. Sì. E qui c'è un po' tutta la sapienza di quelli che lo cucinano da sempre, insomma io già l'odore, se tu lo senti da qui, allora non arriva, però insomma arriveremo anche a quello sicuramente, però sicuramente qualcosa di buono sarà. E già che stiamo, voglio dire, visto che ci è capitato un cucchiaio, vogliamo fare un test? Facciamolo, lo posso fare io, ti dispiace? Assolutamente, visto che sei tu l'esperto. Sì. Buonissimo dal suo volto. Guarda, indugerò. Questa meravigliosa scena, grazie. Direi di chiudere qua questa piccola intervista. Grazie. Il piacere è stato tutto nostro. Buona serata, grazie. Buon festival del brodetto. Intanto continuiamo a mangiare. Io torno in cucina a farlo. Grazie tanto. Allora Fiorelli, aspettiamo anche tutti i nostri telespettatori. Io aspetto tutti i fanesi qua, perché i turisti sono già negli alberghi, questo ce l'hanno confermato. Sono già tutti pronti, tanti erano già presenti oggi all'inaugurazione
però aspetto i fanesi, perché i fanesi per tutto l'anno mi sfiniscono la vita. Il Brodetto Festival ci siamo con una grande novità: abbiamo rinnovato anche i ristoratori presenti qui al Festival e sono convinto che la scelta sarà azzeccata. Mai come quest'anno ci sarà un'offerta gastronomica di così importante qualità, perciò aspettiamo tutti i fanesi qua. Bene, grazie Fiorelli, grazie a Borgiani di Confesercenti. Lino, da qui è tutto, ti restituisco la linea. Bene, grazie Simona e grazie anche ai tuoi ospiti. Quindi gli amanti di questo succulento piatto avranno per 4 giorni di che deliziarsi al Lido di Fano. Bene, chiudiamo qui questa edizione di Occhio alla Notizia. Il telegiornale tornerà naturalmente domani sera alle 20.30, ma domani mattina puntualmente c'è la rassegna stampa alle 7.30. Grazie e buon proseguimento di serata insieme ai nostri programmi.